Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Ragtag Crew, un gioco in uscita l'anno prossimo nel 2022, nel primo o nel secondo quarto, insomma uscirà in questi nella prima metà del 2022 in sintesi. Mi hanno mandato 20.000 mail su questo gioco, mi hanno detto vuoi provare il vero Darkest Dungeon 2? In realtà poi il Darkest Dungeon 2 è uscito per conto suo, quindi vabbè, ho detto proviamo anche questo e tiriamo un pochino le somme. Possiamo scegliere i dialoghi, la velocità dei dialoghi nella battaglia, facciamo un po' più basso così vediamo, ci guardiamo il tutorial, vediamo anche i valori critici. La lingua è polacco o inglese, quindi lo giochiamo in inglese. Ovviamente iniziamo con il tutorial e quindi lo proviamo ensemble. La grafica è carina, devo dire. Ehi. Vabbè. È il mio turno. Allora, l'uso intelligente delle abilità vince le battaglie. Seleziona il veterano e usa Incoraggia, quindi Encourage. Però, già che siamo qui, guardiamo anche tutte le altre abilità. Questo è un Base Attack, questo è un fuoco di soppressione, questo è Fortify, quindi Accuracy 100%. E questo incoraggia, aumenta, ok, dà a un alleato più due abilità per la sua prossima azione. Dai, lo usiamo su questa, immagino. Vai, che ce la fai! Allora, l'intenzione del nemico per il turno. Passa sopra al ritratto per saperne di più. Quindi vediamo che bello perché è interessante, perché sappiamo, è una cosa che poi guardando una battaglia da fuori si può capire. Lui sta, cioè non è che uno sta combattendo in mischia con tanti altri e cambia bersaglio, e quindi sappiamo già che lui attaccherà lei, facendogli un danno presumibilmente di 4 o 5, quindi portandola alla fine della vita. Lo sniper salterà il turno se prenderà 4 o più danni. Attaccalo with the rogue. Ok, lo attacchiamo con il rogue, quindi seleziono lei. Facciamo sneak attack e gli possiamo fare 4 danni. Bello perché ci spiega 8 se facciamo critico. Un danno a un nemico 4 più 1. Ok, abbiamo un bonus anche, quindi dobbiamo fargli almeno 5. 4? Ok. Gli abbiamo fatto danno, quindi lui salterà il turno. Ok, ci hanno sparato e hanno abbattuto il tizio. Quindi a questo punto rimane solo lei che. E gli strumenti sono potenti, ma ad uso singolo. Attiva le nanomacchine per riportare il veterano nella mischia. Quindi premo questo e riporto il veterano in mischia con le nanomacchine. Una sorta di, non lo so, steampunk, definiamolo. I nemici pianificano di attaccare il rogue. Proteggila con fuoco di soppressione. Quindi premo lui. Quindi non abbiamo un ordine, scegliamo noi con quale attaccare. Quindi fuoco di soppressione su chi? Debole ma sempre disponibile. Ok, no. Facciamo fuoco di soppressione su questo. Ok. Lei. Poniamo fine alle sofferenze di questo tizio. Un danno solo, ok. Tempo di. Usa il critico e prega che sia un per due, ok. Sarà sicuramente un per due, è l'unico modo di tirarlo giù. Infatti, gli abbiamo fatto critico, è tutto guidato questa zona, questa fase qui. Va bene. Livello di successo S ci hanno dato, ok. Ci hanno dato nuove abilità disponibili. Ogni vittoria ti dà. Una chance di migliorare un'abilità a un tizio della tua crew. Prendi una nuova abilità. Abbiamo Finishing Blow. Esaurisci tutte le abilità per fare 4 o 5 di danno o 8 o 10 se critico tu a un nemico. Vediamo. Puncture. Fai un 2-3 danno da un attacco per 2 turni. E questo invece la carica, provoca un nemico e abbassa il suo danno di 3. 6 se critico, mi piace, prendo questo.
Ok, il gioco di questo da This Game of Dice didn't go well. Questo gioco di d'azzardo, Dice, dado. Vabbè, il pub ci ha battuto, che okay, è una scommessa alla fine. Attualmente ti meriti un rimborso per il danno emozionale. Vabbè, abbiamo guadagnato un Power Glove, un guanto. Vabbè, qua tempo di leggere non ce ne sono, raccogliamo le razioni che sono più 7 e andiamo a vedere. Il cibo è cruciale. Va bene. Quindi premiamo il rogue, clicchiamo sul guanto e lo trasciniamo sopra. Interessante. Le skill sono usate in eventi per affrontare ogni tipo, tutti i tipi di sfide. Dopo un fallimento, il personaggio imparerà dai suoi errori e migliorerà le skill. Bello perché c'è atletica, persuasione, volontà, investigazione, conoscenza e stealth. Bello. Il morale influenza il combattimento, triste e annoiato, non si concentrerà con facilità. Quindi tenta di tenere i tuoi personaggi contenti. Il food, il cibo è cruciale. No, abbiamo già letto questo, ok. Allora, tu senti parlare fuori. Sembra che i tuoi avversari abbiano amici. Ok. Sembra che abbiamo compagnia. I Gomna è ancora fuori. Possiamo andare sneak. Quindi muoverci silenziosamente fuori dalla finestra o usare la porta sul retro. È molto semplice, però questo è di gruppo. Quindi bisogna vedere come sono bravi loro con le abilità. Successo del 95%. Vabbè, usiamola, dai. Gomna, ok. Usciamo. È carina come cosa. Non puoi trascinare Gomna intorno. Ah, perché deve essere ferito. Quello che puoi. Ok. Tempo di recuperare e considerare la tua situazione. Ok. Poi, vabbè, c'è questa modalità di avanzo, di avanzamento. Un po' alla mobile games. Comunque, vabbè. Possiamo andare dove vogliamo. No, dobbiamo andare nelle rovine. Dobbiamo andare qua. No. Ah, no, scusate, dobbiamo spendere le reazioni per curare la crew. Gonda. Ok, che era ferito. Resta. Possiamo scegliere. Quanto consumare? Ah, ok, erano messi tutti male. Consumiamo tutto e riposa. Consumiamo 8, ci curiamo. Fammi vedere. Ok, niente, stiamo. Ci saltiamo la storia perché comunque chissà quanto cambierà. Andiamo. È tempo di muoverci. Arrivi a un villaggio, una sorta di crocevia dove tutti i tipi di persone viaggiano, insomma. Non ci vuole molto tempo prima di attirare l'attenzione degli scavenger senza esperienza, insomma, dei pivellini esploratori. Tu prendi la mappa, ok, guadagni 4 monete. Vabbè, ce ne andiamo. Let's hit the road. Andiamo a battere la strada. Livello di difficoltà, creiamo un personaggio. Personaggio lo chiamiamo Indy. Background è questo, c'è un pelato, sì, dai, faccio questo. Sono un bravissimo in persuasione. Dane, no, ok. Voglio dire, personalità, Daredevil, Egghead. Cos'è? Testa d'uovo, ma intelligente e arrogante. Non c'è un permaloso e asociale, no? Lone Wolf, eccolo qua. Sono io. It's me, Mario. E ha questa abilità, Shield to the Head. Le abilità non si possono cambiare. Vabbè, accetto, dai, lo facciamo così a caso. Poi prendiamo non so, un IBU 90 che mi fa questo qui. È un Daredevil. Va bene. Le abilità sono queste. Non andiamo a personalizzare. No, l'avevo chiamato Ibu. Ibu. Accept.
E poi non lo so, ci serve una. Facciamo da darkness. Non mi fa la maiuscola. Sto già ridendo perché mi mette una cosa. Metto un pacifista che viaggia con un gigante lucertola. Gigante lucertola. Dai, andiamo, che mi piace così. I blu lo lascio minuscolo perché so che lo manderà fuori di testa questa cosa. Avanti, ogni avventuriero ha un inizio. Il tuo è acquistare una mappa per andare da qualche parte nel deserto. E va bene, andiamo avanti. Let's go. Bello. Io vi dico una cosa onestamente. Al momento mi intriga di più di Darkest Dungeon 2. Così, giusto per mettere i puntini su lei. Andiamo avanti. Ah, ok, ci stiamo scontrando già con dei tizi. Sì, poi quello che si fa è combattere. Però ci sono anche questi eventi. Ci sono anche su Darkest Dungeon, però. Con la nuova grafica preferisco quasi questo, che è un po' più alla Battle Chaser forse. Comunque, vediamo un po' il combattimento. Iniziamo. Ah, ma abbiamo anche la cosa qui di Darkness, il lucertolone, ok? Quindi attacchiamo tutti insieme. Quindi lei fa questo danno, knockout. Fagli perdere la prossima azione. Allora, sicuramente attaccano tutti i bu, quindi. Gli faccio perdere l'azione a questo, che lo stordisce. Tu invece potresti fare Ibu, potresti fare fuoco di soppressione, no. Drunken Master. Fa 4 danni, sì dai. Fai danno a questo. Mamma mia, tanto danno. E tocca a lui adesso. Vapor Wave Ink Gun. Ok, prova a fare danno su questo. E là, solo due. Ok, adesso ci pigliamo le botte. Solo due danni. Dai, buono, buono, dai, è andata bene. Lui riprende, però adesso io direi di scatenare l'inferno. Evitare contatto, no, knockout, no, facciamo danno. Ci focalizziamo su questo in modo da poterlo eliminare. Ok, allora, io avevo questa abilità qui. Elimination, support, elimination, vediamo. Annulla. Ok. Poi, chi è che manca di turno? Lui. Incoraggia, no? Anche master. Fuoco di soppressione. Mannaggia, non ce l'abbiamo fatta, ma usiamo il lucertolone qua per porre fine alle sofferenze. Mannaggia, che beffa che abbiamo avuto, che abbiamo preso. Non ci attaccano tutti adesso a turno. Ok, dai, lo finiamo. Allora, chi fa meno danno? No, è morto. Ci è rimasta malissimo lei e si vendicherà. Addio. Tu fai una cosa, tu Ibu renditi utile e incoraggia. Tu puoi fare danno, sì. E facciamo danno su questo. Ah, ottimo, sulla stessa linea, ok. Chi manca da attaccare? Tu? Ok. Attacca Darkness. Dai, poni fine alle sofferenze. Molto bene, e Ibo fa attacco. Mist. La 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 la. Allora, fai una cosa. Tu potenzi questo. Ok? Tu attacchi e fai tanto danno. E tu stessa cosa. Vai. Fortunatamente attacca a me. Dai, andiamo. Critico, danno preso, successo livello D, ci avevamo preso S prima. Ok, Ibu può aumentare, può prendere I'm with you, esaurisci tutte le abilità e dai un più 4 al power per l'approssimazione agli alleati. Elimination, no, fai questo che mi piace di più. Ok. Ok, praticamente ci dice che lei è disperatissima perché è morto Chomp. Che bello, però. Cioè, non che sia morto Chomp, però il fatto che questo evento qui abbia colpito la. Ci abbia dato anche più carne, però misteriosamente. Tipo, è morto il gatto dei vicini, cosa c'è da mangiare coniglio? Proviamo più carne. Ok, andiamo qua. No, non si può andare lì. Possiamo riposare? Abbiamo 14, dai, abbiamo preso. Ci mangiamo il buon Chomp, che Chomp Chomp è buono. Allora,
Guarda, nota che Ibu non è un inglese, non è facilissimo. Then notice Ibu America. Tu lo sapevi, non penso che una ragione vale spazio di qualcuno. Buttiamo via il cibo? Boh. Vabbè, in sintesi possiamo andare qua. Rest for free. Rest for free. Ok. Ci abbiamo mangiato, ma ci sono delle... Qua dialogano, io vi salto tutto in modo da... È successo qualcosa che Ibu guadagna morale? Sì, perché Dan sono io, non mi sono rinominato come Indy, mannaggia a me. Vabbè, andiamo qua. Facciamone ancora una. Tu non passerai liberamente attraverso le nostre terre. Banditi che domandano un pedaggio. Hanno quel tipo di accento di... Non so di cosa. Non pagheremo. Ok, Ibu perde 4 di vita perché viene prontamente mazzuolato. Perché gli risponde male. Questo è contro il nostro controllo, insomma. Vabbè, allora, Ibu ha preso questa abilità nuova, quindi Finishing Blow, voglio vedere cosa riesce a fare. Cavoli, toglie un bel danno, eh? È provocato, quindi lui probabilmente attaccherà Ibu adesso, però lei potrebbe fare, no? Knockout, lo stordisce in modo da non far attaccare il buon Ibu, e io invece vado a fargli questa cosa qua. Ok. Povero Ibu, ci lascerà le penne. Mamma mia, ci ha colpito tutti. Allora dai, vai, scatena l'inferno. E ci manca il nostro dinosauro preferito. Attacca semplice, va. No, col calcio del fucile, come fai? Che mancato, vabbè. E adesso percuoteranno rudemente tutti. Eh sì. No, però il buon Ibu è così morto. Però magari ha un po' di cure, non so. Non abbiamo le nanomacchine. Allora, incoraggia lei. Tu fai questo danno qua. E il buon Indy, cioè io, lo finisco. No. Addio, Ibu. Ibu è andato. Il mio turno, dai, questo. Lo fai fuori, tranquillo, dai. E tu? Scudo. Abbiamo 2 punti scudo, 3 punti scudo. Quindi, tecnicamente, siamo morti. Tutti. Perché io non ce la faccio a farli fuori tutti. Però posso usare... far rivivere un alleato, ottimo. Dai, ce la possiamo fare, allora. Dai, attacchiamo. Questo gli toglie un tot, questo gli toglie un altro tot. Dai. Facciamo danno come se non ci fosse un domani. Dai, vai. Sì, ho rotto il mio scudo a discapito del danno. Cioè, a discapito del danno io faccio... Dello scudo, scusate, faccio più danno. Questo è il senso. Cavoli, però. Il knockout sarebbe molto utile perché... Non facciamo danno. Li facciamo danno tutti e due, fantastico. Ok. Continuo col knockout se ho possibilità. No, però dovremmo riuscire a farli fuori. Vediamo se riesco con questo. No, cavoli, ho mancato. Dai, quasi andato. No, quasi è andato una ceppa perché non riesco. Quindi è andato e adesso va anche lei, al minimo. Eh sì. Addio. Speriamo che manchino, ma non mancheranno. Mannaggia. Defeat. E finisce. Cioè, praticamente è carina come cosa. Le basi ormai le conosciamo. È un early access, a dire la verità. È una versione che c'è la demo, quindi la potete giocare. Non so dirvi se questa la demo, questo magari è un prototipo un pochino più avanzato della demo, quindi più ricca di contenuti, però lo potete scaricare già da Steam.
Non so dirvi il prezzo, appunto, perché uscirà o la prima metà, cioè nella prima metà del 2022, nel primo quarto, nel secondo quarto, quindi tra gennaio e marzo, o tra aprile e giugno. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi dico così a impatto: non avrà magari quella varietà che ha Darkest Dungeon, però ha un ottimo sistema di dialoghi, di abilità, di scelte multiple. È un roguelike a tutti gli effetti, quindi qua siamo morti e si riparte dall'inizio. Ovviamente qua potete far continua solo se interrompete una partita e poi ci tornate un'altra volta. L'enciclopedia e l'Hall of Fame, Hall of Fame, non è ancora disponibile. Fatemi sapere qua sotto, ci tengo, che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao!